Siamo in compagnia con uno degli ex presidenti di questo Cassibile, Balsamo. Allora, presidente, si ritorna a Cassibile dei bei ricordi, possiamo dire. Le sue sensazioni per oggi, per questo 50° anniversario del Cassibile Calcio? E sono felicissimo di incontrare e vedere il giocatore della vecchia storia. Presidente, adesso è un altro calcio, no? Si è evoluto un po' tutto, la palla, gli stessi campi di gioco. Prima, in quelle annate, c'era il campo anche in terra battuta, no? Il pallone pesante. Sì, lo facevo io con la macchina, lo spianavo e il signor Tuccitto, dirigente, faceva la linea alla perfezione. Quindi il campo nostro di Cassibile, posso dire con orgoglio, perché era il migliore della provincia di Siracusa, perché lavoravamo e lo tenevamo proprio ad hoc il campo. Presento un calciatore che si è innamorato in quell'era. Ma vabbè, un po' tutti, sono innamorato un po' di tutti io. E certo, io ho avuto Salamone e Chimirri perché è stato uno dei giocatori che ha fatto più... C'è un po' di invasione di campo. Presidente. Ha detto Salamone e Chimirri. Presidente. Restuccio. Corrado Restuccio e Stefano Candissimo. No, io non ero attaccato. C'è protesta, No, no, tutti. Mi ha trascurato. Anche perché l'ultimo anno, quando eravamo... Angelo Dell'Abbine me l'ha trascurato. Posso fare tutti i nomi io, però cioè, lui mi ha fatto una domanda precisa, vero? Presidente Balsamo, un grande. Presidente Balsamo, un grande, veramente. Ecco, arrivano naturalmente... Questo l'ho cresciuto io. Arrivano questo i complimenti, sì, il mister naturalmente. E quindi dice che mi ha cresciuto lui. Certo, tu piccolino eri quando hai fatto il portiere qua con lui. Adesso è diventato mister Campisi, quindi... Sì, mister è diventato. Io sono felicissimo perché c'è mio compare, il presidente Daniele. Sono felicissimo perché lui ha preso, diciamo... E ha fatto rivivere il calcio a Cassibile. Sì, ha fatto rivivere il calcio a Cassibile. E sono felicissimo. Presidente, complimenti naturalmente per la sua storia fatta qui a Cassibile, per il calcio in generale, e complimenti nella vita. E grazie. Buona festa e buon anniversario. Grazie, grazie, molto gentile è stato. Io volevo dare una testimonianza rapidissima ma storica importante. Questo campo che oggi vediamo meraviglioso col tappeto verde eccetera, grazie all'insistenza accanita del nostro presidente, che ha mantenuto vivo fino all'ultimo il signor Tiralongo questa tradizione del calcio, dopo il signor Bassimo che per molti anni ha mantenuto viva questa passione per lo sport a Cassibile. Io e Pasquale Randazzo siamo la generazione che ha sofferto per questo campo,
perché nel lontano 1969, con allora delegato amministrativo il dottore Chimirri, padre dell'attuale avvocato Pierluigi Chimirri, che allora si batté per ottenere l'acquisto del terreno di questo campo, il comune in effetti riuscì a trovare la possibilità di acquistare questo terreno, però deliberò l'acquisto e il proprietario, che ne chiamavamo Uzzuturi Scepuni, tale signor Di Pietro Salvatore, gli diede il pieno possesso. Tutti i ragazzi, contento di avere finalmente uno spazio vitale per giocare a pallone, riuscimmo tutti insieme a pulire questo terreno, a spezzarlo, togliere quindi le pietre e mettere le prime traverse e pali per fare la prima partita moglie sposati contro Schetti, quindi ammogliati contro Scavoli. Purtroppo però il comune nelle sue deliberazioni cosa fece? Promise di acquistare il terreno, però non mise la data quando materialmente avrebbe dato i soldi al signor Di Pietro, il quale una mattina, stanco di sollecitare il comune, decise di farlo lavorare, e noi un giorno amaramente siamo venuti qui al terreno e lo abbiamo visto arato nuovamente e con le porte abbattute a terra. Questo è quello che abbiamo sofferto noi giovani, noi anziani di Cassibile, che abbiamo continuato a giocare su terreni sempre con le pietre e senza recinzioni, sbucciandoci sempre le ginocchia eccetera, però abbiamo dato inizio, e poi Cassibile per fortuna è riuscito, grazie soprattutto a questi due uomini che abbiamo al nostro fianco, a mantenere vivo questo sport di Cassibile. È a loro che noi diciamo grazie, ma noi invece abbiamo avuto soltanto sofferenza, vero Pasquale? E abbiamo potuto goderne solo negli ultimi anni della nostra giovinezza. Questa era una testimonianza che sentivo di dare e di dire a tutti voi. Oggi qui a Cassibile, per l'anniversario, il 50° anniversario del Cassibile Calcio, abbiamo un ospite d'eccezione, il grande mister Velasco del Palazzolo. Mister, anche lei partecipa a questa bellissima festa del Cassibile. Sono orgoglioso di aver ricevuto l'invito di Pasqualino, e mi ricordo che 50 anni fa giocavo a calcio, avevo appena 19 anni. Come ha detto il dottore Saitta, ancora il campo non era... qui a Cassibile, perché il primo anno si è giocato a Canicattini, perciò mi è venuto facile allacciare. Poi sono partito militare, ho lasciato il Cassibile, anche il calcio, e poi sono ritornato, ma sono veramente contento di trovare tanti amici di tanti anni fa, dopo tanti anni, veramente tanti. Mister, grazie. Questa è la cosa più bella del calcio, no? I ricordi, gli amici. Sì. Ritornano in mente tante cose, i 19 anni, i 20 anni, non avevamo paura di niente, si andava a giocare contro chiunque, no? Non c'era pretattico come si usa adesso, si giocava a calcio e basta. Mister, possiamo dire che era anche più bello, senza offesa? Il calcio di adesso è diventato un po' difficile, non a livello tecnico, magari ci può essere qualche cosa in più, ma prima era un calcio genuino. C'era passione? Ecco, la passione, ti allenavi 3-4 volte a settimana, non chiedevi niente. Invece adesso magari uno si deve spostare, già un ricompenso ci vuole. Ma addirittura adesso chiedono magari prima il rimborso prima di iniziare a giocare. Prima di iniziare a giocare già cercano un compenso, come si suol dire, un contrattino, se parliamo di eccellenza, se parliamo di promozione. Ma prima la seconda, prima categoria era... Non, senza offesa per nessuno, è la Serie D di adesso. Non voglio fare un torto a nessuno, ma è un mio pensiero. Mister, adesso il calcio purtroppo, oddio, tra virgolette, si è evoluto, no? È cambiato il pallone, sì. Sono cambiati i terreni di gioco, prima si giocava anche
nella terra, insomma, no? Sì. Mi ricordo che ad esempio il campo del Palazzolo è stato fatto nel 2005, quando sono arrivato io, ed era in terra battuta. Quello del Canicattini ha 3 anni che è stato realizzato, è un campo eccezionale. Cioè, ci sono solo qualche campo in terra battuta nella zona del Catanese, però anche lì ho visto anche il Via Grande, che hanno fatto forse quest'anno il campo in erba sintetica. Si stanno evolvendo, diciamo, i comuni si stanno impegnando a fare un campo per fare giocare anche i bambini piccoli. Mister, in conclusione, il ricordo più bello del suo Cassibile? Mio Cassibile, abbiamo giocato a Solarino in trasferta e con due miei passaggi Cassarino ha fatto 2 gol, 2 assist. Il ricordo più bello così a mente fredda così mi viene. Mister, buona serata, buona festa. Grazie mille, e in bocca al lupo per la sua carriera, ovviamente. Carriera, siamo agli sgoccioli della carriera. No, mai arrendersi, mai. Va bene, grazie mille, ciao, arrivederci. Siamo in compagnia di Mister Lanteri, un'istituzione per il Cassibile Calcio. Mister, oggi si festeggia il 50° anniversario di questa splendida e gloriosa società. Le sue sensazioni? Sensazioni, io li ho vissuti, ho avuto questo onore, da piccolo quasi quasi, fino a oggi che sono meno piccolo, sono Mister, adesso... terza fase della mia vita. Mister, adesso il calcio è completamente diverso, no? E possiamo dire che forse quello di prima era anche più bello? Dirlo non mi costa fatica assolutamente, anche perché è la verità. Perché qua dentro entravano ragazzi con voglia, con piacere. Oggi sono tutti quanti svogliati, possiamo dire? Diciamo svogliati. E poi c'è una caccia continua ai soldi. E questa è la cosa più brutta. Sì. Mi spiace dirlo, ma è così. Noi che abbiamo giocato a certi livelli, me lo posso permettere, perché la Serie D dei tempi miei era minimo la C1 di oggi. Mister, il ricordo più bello? Sono tanti, veramente, positivi, sono tanti. Ma per me rimane che non riguarda il Cassibile in prima persona, ma riguarda l'avola, la mia avola, e lo dico a voce alta, perché la mia avola è, c'è niente da fare, avola è avola, guai a chi me la tocca. Dello spareggio a Taormina con il Taormina. Spareggio amaro per il Modica, sconfitto, lo devo dire, sconfitto da una rete di Lanteri, vabbè, che io conosco, da 76 anni lo conosco. Mister, in bocca al lupo, buona serata, buona festa e buona partita. La ringrazio per la sua gentilezza e per tutto.
Siamo in compagnia del vicepresidente Rizza. Allora, signor Rizza, oggi si torna un po' al passato, diciamo così? Si torna al passato, e pensa che io sono entrato a far parte della S Cassibile nel lontano 83 e poi sono stato per 10 anni. Poi qualcosa che ti entra proprio dentro, quando l'amico mio Daniele è venuto a dirmi rifacciamo la squadra, riproviamoci di nuovo, sono stato felicissimo di farlo, nonostante l'età avanzata, però sono stato felice di farlo. Questo è qualcosa di meraviglioso, stasera è qualcosa di meraviglioso qua. Io vorrei ringraziare un po' tutti, però qualcosa di bello, guarda, qualcosa di veramente bellissimo. Vicepresidente, è bello perché si riabbracciano i vecchi amici. Sì, sì, soprattutto i vecchi amici che non si scordano, che non si scordano, perché il nostro ambiente è stato sempre un ambiente sano. Ragazzi che oggi sono qua, che giocavano prima con noi, non c'è stato un ragazzo che ha sbagliato, tutti hanno una famiglia, tutti sistemati, tutti i ragazzi che non si sono persi, non si è perso nessuno, e questo è bellissimo. Il suo ricordo più bello del Cassibile? una finale che abbiamo fatto per salire in prima categoria col Pechino, e solo per una terna arbitrale scandalosa non ci ha consentito di fare la prima categoria in quel periodo là, e questo è stato bello anche. Adesso è un altro calcio, giusto? Altri giovani, altra era. Sì, è tutto molto diverso. Forse il livello era molto, ma molto più alto in quel periodo là. Adesso sì, giochiamo, ci divertiamo, i campi bellissimi, il pallone in diverso. Sintetico, i palloni diversi, prima si giocava in terra battuta. Pensa, un piccolo aneddoto, nell'83... per potersi fare l'allenamento ai ragazzi ci mettevamo con le macchine tutte qua, ci andavamo le luci perché non c'era niente in questa cosa. È bello anche questo, sì, certamente. Benissimo, dai. Presidente, lunga vita al Cassibile Calcio, sempre, in bocca al lupo sempre. Sempre, grazie a voi. Allora Alessandro, ti devo mostrare, questa è la prima formazione ufficiale del Cassibile Calcio. Siamo qua nel 73, anno 73-74. Questi sono i cartellini come mi hanno fatto una volta. Abbiamo il signor Tuccitto da giovane. Qua abbiamo avuto il piacere di avere il grande Lobello quando fu inaugurato il campo comunale, il padre di allora, che ora ha il nome della piazza, Don Antonio Saitta. Sono tutte immagini di tantissimi anni fa. Poi ci tenevo a farti vedere
un refetto storico, guarda cosa c'è qua. Borsa medica. Questo non c'è manco. Ah, delle calze. E poi c'è un pallone di allora. Anni? E questo non lo so, perché ci sono dei della federazione. E poi abbiamo alcune foto. Sempre di. Ma abbiamo tantissimo materiale che purtroppo. Guarda questa bella tavola, è pesantissima. Questa qua è già premio disciplina 95-96. Ma ci sono, vedi, come puoi vedere tu, ci sono tantissime foto, tantissime, se vedi là ci sono delle targhe. E poi ti voglio far vedere infine tutto quello che tutto il materiale che abbiamo della storia del Cassibile, che è mio, un obiettivo che ho è quello di fare un piccolo museo. Purtroppo non abbiamo molto tempo di sistemare tutto, ma abbiamo qua un archivio con tutti i trofei che andremo a sistemare e creeremo un piccolo museo. C'è un po' di tutto. Questo ogni anno a fine campionato Sando faceva le classifiche finali del campionato, vedi? Ok. Bella sta. Spero di poterle mettere a vista così tutti potranno vederle. Abbiamo anche tutti i tesseramenti del passato, tutti i ragazzi che firmavano per le giovanili. Vedo che c'è tantissima roba da mettere esposta. Dobbiamo trovare solo il tempo per poterlo fare. Va bene Alessandro, è stato un piacere. Spero di, sempre l'unica cosa che dico, spero che un po' di gente si avvicini al calcio, soprattutto qua a Cassibile. Bocca al lupo.